Leoncini, come state? Benvenuti in questo nuovo video al mare! Che bello, papà, l'acqua così bassa! È vero, Aurora! Anche a me piace tantissimo l'acqua così bassa! No, e poi... Non andiamo a giocare! Sì, adesso andiamo a fare un bel bagnetto! Guardate quanti bellissimi cagnolini che ci sono! Uno, poi ce n'è un altro là, poi ce n'è un altro là! Ci sono dappertutto! Sì, è una spiaggia per cani! Certo, hai ragione, Aurora, ma di cosa ci facciamo nella spiaggia per i cani? Eh certo, perché abbiamo portato Bau! Cerco di interagire con gli ospiti! Voglio... Tutta per me! E adesso faccio un bel bagnetto. Andiamo, ragazzi! Wow, guardate! Wow! Ragazzi! Wow! Ma dai, Auri, non sei nemmeno capace di andare su un materassino! Per favore, spostati! Ti faccio vedere anni e anni di esperienza. Guarda, Auri, vieni qua, ti fa vedere papà adesso. Allora, questo si mette qua! Forse è un po' troppo bassa l'acqua, andiamo qui qua. Così? È destino! E guarda, Auri! Ci sali sopra! Forse Papà Mike è un po' troppo pesante! Papà Mike! Non vai bene neanche su questo materassino! Quante volte ti ho detto che sei grasso! E tu non vuoi ammetterlo? Questi sono i risultati, ora ci provo io. Ma dai, Laura, guarda che bravo che sono. Tu sei super bravissima, ma posso provarlo io? No, ma posso provarlo un pochino? Leoncini, non penso me lo dia, guardate cosa sta facendo. Ormai l'abbiamo persa, ci vediamo tra poco noi. Guardatemi, fatela sì! No, siete pronti a guardarmi? Sì. Vado! E uno! E due! E tre! Avevo detto che stavo in piedi io! Perché non sono grassa, a differenza tua, papà Mike! Paola, adesso che non mi dai! Prova tu a salire ora! Qualcosa non mi torna! Secondo me, Lauretta, tu non hai levato l'appoggio dei piedi, li hai tenuti per terra, quindi anch'io riesco a stare a galla appoggiando i piedi! Prova a levarli e vedrai come vai sotto con quel culone! Perché poi quello grasso sembro sempre io. E le taglioncini, sapete? Una volta ero così, poi ho levato il tappo e ho fatto così. Quindi vedete, adesso sono magrissimo. Super magro, guardate che magro. Mike, respira. Papà Mike, respira. No. Papà, ti amo, devi respirare. Se proprio insisti, ok. Mi sei mancata, dove eri finita, amica mia? Papà, sei sempre in solito, non diventerai mai grande. Ti piace troppo mangiare la pappa. È piano, il cioccolato, la pappa, il pololo. Bando le ciance, basta chiacchierare, andiamo a farci il bagno. Siamo venuti al mare per questo. Posso venire con voi anch'io a giocare col materassino? Dai, sono mio questo! Ma scusate, non lo dà, me lo deve dare a te! Ma lo prendi, alla fine lo tiene solo Aurora! Ma non è tutta questa cosa, ogni volta deve tenerlo solo Aurora! Sapete cosa vi dico? Io vado a comprarmi un super materassino adesso! Leoncini, venite con me! Laura, vieni con me! Perché hai tu il portafoglio? Dai, andiamo, Lauretta! E Auri, aspettaci qua, arriviamo subito! Sì, 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 andate, non mi interessa! Tanto è bellissimo il mio materassino! Guardatelo! Puoi calmarti, Mike? Siamo arrivati, tranquillizzati! Dai, Laura, muoviti, guarda, guarda! Guarda che bello questo! Sono tutti i...
Ah, penso siano attaccati. Tutti i brigantini, rossi, oro, ci sono perfino i gelati. E però quelli non interessano. Guarda quanti brigantini c'è, l'orca, la ciambella, il gelato, l'unicorno. Che ti dico? Ne compro uno bellissimo. Vado in spiaggia e non lo do minimamente ad Aurora, così impara a non condividere le cose sue. Giusto? Io ti ricordo che Aurora è una bambina piccola, ha solamente 3 anni. Quindi tu condividerai il tuo materassino sia con me che con Aurora. Assolutamente! No, non se ne parla. Vado a prenderlo. Sai che ti dico? Tu stai qua, ciao. Papà Mike, aspetta, ti devo dire una cosa. Sai che hai una chiazza di... di sabbia sul culetto? Sembra cacca! Non mi guardare! Sembra cacca! E non mi guardare! Non mi guardate! Non vi mostro cosa ho preso, così imparate! Nemmeno te, Lauretta! E guarda! Stavo per fare uno spoiler! È grandissimo! Però indovinate, leoncini, cosa c'è dietro questa super ciambellona di immagine? Scrivetelo sotto nei commenti! Perché io non ve lo dico adesso, no no, vi siete schierati dalla parte di Aurora, ora soffrite e rimarrete con la curiosità. Ma dai Mike, non fare lo scontroso, almeno a me vuoi dirlo? Io vorrei saperlo, perché poi ci voglio giocare insieme a voi. Ci ho detto di no, lo vedrai in spiaggia con Auri, e ora parto. Ciao Lauretta, ci vediamo, non sbirciare. Scusa, per farti compagnia? Almeno aspettami! Sarete di sbrigarti! E ti ha spiegato il motivo perché sei venuta con me. E se io qualcuno che pagasse? Non cambierai mai! Lo dico sul serio! Non cambierai mai se continui con questo atteggiamento! Meno male che siete tornati, vero? Se non ricordo dove siete andati, cosa avete fatto? Papà, cos'è quella cosa grande? Hai visto? Questo è il mio super gonfiabile. E tu? Via, via, via. Gioca col tuo. Anzi, adesso gioca con la tua pistolina. E non mi disturbare. E anzi, vuoi vedere che super gonfiabile ho preso? Un qualcosa che piace tantissimo a te. Yeah! Auri, anche io sono curiosa perché non l'ho ancora visto. E voglio vedere che immagine c'è stampata sopra. Secondo me è una cosa che piace tanto a papà. Anche secondo me. Potrebbe essere qualcosa dei supereroi o qualcosa di maschile, non lo so. Facci vedere, sono curiosa. Facci vedere, facci vedere, facci vedere. Allora, siete pronte? Uno, due e tre. Dov'è? Eccolo qua! Guardate! Tutti! Wow, papà, bellissimo! Voglio giocarci subito! No, 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 questo è solo mio, tu non puoi giocarci, Aurora! Dai, piangi, fai quello che vuoi, questo è solo mio! Dai. Prima mi hai fatto giocare con quello piccolo? Allora, te lo ripresso un po'? Poi non capisco niente, vieni qua, devi urlarmi sull'orecchio, dimmi! Gioca ancora un pochino e poi io lo riprendo, va bene? Cioè, tu vuoi darmi quello piccolino a me adesso? Mi sta fregando secondo voi, leoncini? Allora, papà Mike, facciamo una cosa. Tu vai a prenderti il materassino piccolo e io invece vado sul materassino con Aurora. Ciao! È stato bello! Auri, scappiamo prima che cambi idea! Ho fatto bene secondo voi, ragazzi? No, vero? No, non lo so. Vabbè, vado a prendermi il materassino piccolo. Lasciamole giocare al largo da sole. Almeno non mi rompono. E ho un materassino tutto per me. Non è tanto grande. Secondo me mi hanno fregato, vero? Lo so. Ci sono arrivato troppo tardi, mannaggia. Aurora, gira! Oh, mi hai dato una martellata. Non urlare, ti sentono tutti. Aurora, gira! 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 Allora, voglio cosa? Sì, ma tu sei pazza, non farmi male. Dai, dai, papà! Ragazze! Ora qua! Sono pronte!
quasi. Forse. Esageratamente troppo bella. Ciao Auri, ti stai divertendo? Cosa stai facendo? Giochiamo insieme? Però Auri, non hai un po' paura? Perché a me hanno sempre detto una cosa, leoncini: quando c'è l'acqua troppo bella e pulita, ci sono le meduse. Non è che mi fate un po' di spazio e posso venire sopra con voi? Mi lasci me quello grande? Papà Mike, Aurora, perché tutti si stanno spostando verso riva? Il tempo non è molto bello. Guardate le persone, stanno correndo tutte via. Venite a vedere. Guardate. La mamma, che ninja non piove. Non piove. Aurora, penso stia arrivando qualcosa di gigante là in fondo. Dobbiamo spostarci. Uno tsunami? Ah, perché uno tsunami adesso? Com'è lo tsunami? Laura, tu lo sai cosa c'è tsunami? Innanzitutto non si dice tsunami, ma tsunami. E poi guardate, stanno abbandonando tutti i pedalò e si stanno ritirando tutti dalla spiaggia. Lo tsunami è quando arriva un'onda gigante dal mare in fondo verso la spiaggia e trasporta tutto via. Ragazzi, dobbiamo muoverci perché qua ci trascina via anche a noi. Tutto trascina via le macchine, le case, le barche, tutto. Oh no, ho paura adesso. Sì, Paoli, non ti preoccupare. C'è papà. Veloci ragazzi, dobbiamo andare prima che arrivi. Guardate, guardate qua. Vedete, l'acqua si sta ritirando perché prima si ritira e poi carica. Paoli, dobbiamo andare veloce, 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 veloce. Aura, muoviti. Sto correndo all'ombrellone. Devo prendere tutte le cose e andarcene via. Vicino al nostro ombrellone stanno pure guardando il nostro video. Leoncini, mi raccomando, guardatelo anche voi. Devo chiudere tutto. Laura, ma cosa stai facendo? Ma ti sembra una cosa da fare? Ma chi se ne frega dall'ombrellone? Prendi solo, va, andiamo via, muoviti, che c'è lo tsunami che sta arrivando. Laura, andiamo, 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 andiamo. Laura, muoviti. Ma no, l'ombrellone l'avevamo appena comprato. Dov'è, Bau? Eccolo, arriva. Non ti preoccupare, Auri, vieni qua. Questa è chiusa, Auri. Pure questa è chiusa. Sono tutte chiuse. Mannaggia, Auri, potevamo nasconderci qua dentro così lo tsunami ci scavalcava e noi stavamo nascosti qua dentro perché è tanta acqua, rischiamo di affogare, Auri. Niente, andiamo quella dopo, vai, 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 vai. Ma Bau, ma dove sono finiti quei due? Non ci aspettano mai. Non lo so dove sono finiti, mannaggia. Ecco, vedi, andiamo a vedere. Ma dove sono finiti? Leoncini, Laura e Aurora se ne sono andate, mi hanno lasciato da solo. Lo tsunami sta arrivando, devo nascondermi, anche se non servirà tanto stare nascosto sotto un asciugamano. Quindi mi raccomando, almeno voi, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Non penso li vedrete ancora molto, papà Mike. Aurora e Laura non so neanche se si salveranno nemmeno loro. L'unico che si è salvato, secondo me, è Bau. Oh, vabbè. Ciao, leoncini!